dal punto di vista Rimane così. del centro di formazione professionale e il lapsus che a un certo punto ha fatto Luigi era interessante, nel senso che le aziende non devono solo confrontarsi, ma devono essere anche confortate. Questa cosa qui noi cerchiamo di farla con una maggiore presenza da parte del centro di formazione professionale e aggiungerei che probabilmente c'è necessità di aziende che si incontrino. È un'esperienza come quella di Luigi, raccontata dalla parte di Luigi verso un'altra azienda, può essere forse la formazione più ricca che questo podcast regala questa occasione, però di fatto un insegnante che parla con un'azienda parla sempre dal punto di vista della scuola, per quanto sia un insegnante professionale con le stesse competenze. Non è chi va in produzione che parla con un'altra persona che va anche egli in produzione. Quella cosa lì sarebbe un tavolo interessante dal punto di vista istituzionale. Francesco, Con l'audio. proprio su questo, una delle cose che mi viene da chiedere, anche perché l'obiettivo di questo podcast è anche quello di dare dei suggerimenti o di essere generativo rispetto a possibili strategie da applicare, al netto del fatto che voi siete molto prossimali e quindi probabilmente il vostro caso non è sempre riproducibile in molte altre situazioni, però se qualcuno, sia lato istituzione formativa che lato azienda, vi chiedesse una sorta di piccolo decalogo delle strategie o delle possibili soluzioni relazionali che possono essere applicate nelle comunicazioni e nelle interazioni tra azienda e istituzione formativa per realizzare al meglio questi percorsi, che cosa vi sentireste di suggerire a queste persone, queste entità che vi fanno questa richiesta? Io un suggerimento che do, perché vedo che i colleghi che poi visitano le aziende cercano di mettere in campo questo tipo di strategia, è quello di superare la sola logica burocratica, perché la generazione di strumenti da firmare sono molti e anche ben pensati, perché un PFI del Lazio, ora non so nelle altre regioni, però ecco questi progetti personalizzati che devono valutare certe competenze, sono dei veri e propri documenti. Il problema è che sono documenti spesso molto distanti dalla realtà, che rispondono a orientamenti di tipo istituzionale, accademico, di riflessione di alto livello, che poi perdono di vista, ad esempio, delle hard skill più puntuali. Per cui una soluzione è quella di creare dei documenti di valutazione che siano più vicini alla realtà professionale e meno alle competenze dei profili d'uscita, ad esempio europei, che sono corretti, che sono per noi un faro, ma sono tanto distanti. E quindi questi strumenti di valutazione più agili effettivamente creano una cultura comune dei profili d'uscita. Su questo aspetto sono d'accordissimo, Alessio, ne ho fatti tanti, ne ho compilati tanti e posso confermare quello che ha detto Alessio. A volte è veramente molto difficile riuscire a compilarlo seriamente, perché appunto è veramente lontano da, poi, effettivamente dall'esperienza poi del ragazzo. Io penso che come tutte le cose, in realtà bisogna partire dal semplice. E secondo me il primo aspetto è quello di incontrarsi. So che appunto, poi ora non so bene tutte quante le varie realtà, perché appunto come dicevate conosco in realtà questa più vicino a me. Però diciamo che l'incontrarsi e dall'inizio cercare di capire un pochino dove si vuole andare, questo è sicuramente uno dei punti più importanti, ecco. Questo sicuramente che può aiutare. Francesco, penso che noi avevamo una curiosità, ritornando al tema dei documenti di valutazione, a possibili soluzioni tecnologiche che potessero, come dire, rendere tutto molto più, come dire, snello e sostenibile. Credo che il nostro interesse fosse proprio questo, no? Se voi doveste ripensare la fase di valutazione, ma anche la fase di incontro con altri partner, sostenuta da tecnologia, di qualsiasi natura essa sia, come questa cosa la immaginereste, la voleste, la desiderereste, se ci sono esempi su questo, che tipo di, ad esempio, tecnologia voi utilizzate per
documentare il percorso, valutarlo, chiedere ai ragazzi di autovalutarsi, insomma, a che punto siete rispetto a questo e se vedete questo aspetto, un aspetto importante, un asset importante della vostra offerta e diciamo un'area che può arricchire il dialogo di cui parlavo, il rapporto stretto, il dialogo stretto di cui state, insomma, parlando a più riprese, più battute. Non so chi di voi vuole, come Ma dire, io mi prego. piace condividere un desiderata che noi abbiamo in campo, che è quello di riuscire a non uscire di scena come CFP in lunghi periodi di apprendistato e di stage, perché poi di fatto, nonostante la presenza del tutor scolastico che tiene la comunicazione, poi di fatto si esce un po' di scena. Per cui in questo periodo si stava immaginando, e non abbiamo ancora la sperimentazione tra le mani, ma è pronta, è calda, quella di un portfolio digitale che in qualche modo potrebbe aiutarci in questa narrazione che l'allievo fa del suo quotidiano attraverso video, immagini, scrittura, con la possibilità della supervisione di questo portfolio sia dell'azienda che della scuola, e questo tipo di condivisione e supervisione riuscirebbe sicuramente a superare l'impossibilità di essere molto più presenti fisicamente. Luigi, che ne pensi di questa prospettiva? Può essere interessante per il tuo lavoro, i tuoi ragazzi, la tua azienda. Tra l'altro tu operi nel settore grafico, quindi insomma dovrebbe essere anche una cosa Sì, interessante, di grafica, perché noi facciamo anche grafica, comunicazione, consiglio. stampa, Esatto, quindi sì. è in realtà abbastanza complessa. Quindi, no, in realtà mi sembra un'ottima idea. Bravi, chi l'ha pensata, Alessio? No, Tra il dire e il fare. nel senso potrebbe essere una cosa sicuramente buona, una cosa che può dare anche perché poi adesso noi stiamo parlando di quello che poi è l'esperienza che io vedo quando mi arrivano i ragazzi, ma in realtà è anche il feedback quando ritornano. Perché adesso, prima noi abbiamo parlato di un aspetto, Certo, dal però tuo c'è punto anche di vista, l'altro. sì. Cioè, nel Tu senso, quando comunque poi i fai un ragazzi trattamento ritornano. di un certo numero di mesi, fai la materia in qualche modo, provi a trasformarla e quando ritorna a scuola, che ti dicono? Esatto, quindi bisognerebbe capire poi com'è Feedback l'altro, il ritorno, arrivano da il quell'altro. ritorno alle origini com'è, no? E cosa poi effettivamente il docente poi riesce a percepire, e non credo sia sempre Esatto, facile, no? Anche esatto. poi un dialogo costante con i ragazzi, far capire poi che cosa hanno fatto, in che maniera, come. Quindi questa piattaforma potrebbe essere effettivamente un ritorno importante poi per l'istituzione formativa. Secondo me sì. Francesco, tu come la vedi? Allora, forse partendo da questo tipo di stimolo sarebbe anche interessante capire, anche considerando quello che dicevate appena adesso, come può essere facilitata l'introduzione di questa tecnologia o di questo ambiente favorendo entrambe le parti, perché poi spesso è vero che la tecnologia risolve molti problemi, però non funziona da sola, in qualche modo, insomma, necessita di essere accompagnata, necessita di essere avvicinata da attività formative o necessita, diciamo, di qualche tipo di sistema di supporto. Allora, magari quello che volevo chiedervi, se riuscite anche a immaginarvi, partendo da quest'idea di utilizzare la tecnologia come supporto per monitorare lo sviluppo dello studente nel corso del percorso, scusate il gioco di parole, cosa però potrebbe essere fatto per aiutare da una parte i docenti e dall'altra i tutor aziendali per rimanere costantemente allineati sullo stesso tipo di ambiente, perché sennò il rischio che lo fa o solo uno o solo l'altro, oppure dopo un po', se non c'è cura da entrambi, di fatto poi viene potenzialmente dismessa. Alessio, che dici? Ma Come la io vedi? penso che rispetto a questa domanda bisognerebbe capire le potenzialità dello strumento, e quando parliamo di digitale gli strumenti cambiano, quindi come poi è pensata l'app di turno, il sito di turno, dà dei plus oppure dei rischi, e quindi bisognerebbe fare un'analisi un po' più puntuale di alcuni di questi strumenti. Quello che penso è che, come ha detto più volte Luigi, l'azienda deve sentirsi responsabile di un percorso formativo,
se c'è questa presa di responsabilità che richiede tempo. Quindi è chiaro che assolutamente questo è, perché mettere un ragazzo a chiudere uno scatolone non ci vuole niente, inserirlo dentro un percorso formativo è un'altra musica. Se l'azienda ha effettivamente si sente questa responsabilità, è immaginabile pensare a una formazione condivisa in cui spiegare tanto al centro di formazione professionale quanto all'azienda uno strumento da vivere insieme. Questa roba qui genera un ambiente formativo, non solo l'utilizzo di uno strumento. Io mi sento convinto da questa risposta che ha dato Alessio. Francesco, tu? Anch'io concordo con te. È sempre meglio capire bene, capire prima in cosa consiste una tecnologia, magari anche per adattarla o personalizzarla rispetto a quelle che sono le esigenze di entrambi. E considerando poi un periodo come l'attuale, in cui forse ce n'è anche troppa di offerta di tecnologia da un certo punto di vista, quindi il rischio è anche quello di perdersi, e forse anche pensando che è necessario mantenere una prospettiva in cui non tutto deve essere delegato alla tecnologia, ma ci deve essere comunque un presidio costante ed evidente. Si tratta sempre di percorsi educativi, seppur svolti in contesti diversi, istituzione formativa e luogo di lavoro, e nel quale forse anche il ragazzo o la ragazza merita di essere preso in carico non tanto da un ambiente digitale, ma soprattutto da persone, anche se non sono necessariamente sempre presenti. Quindi concordo con questo tipo di prospettiva un po' più esplorativa. Allora, faccio un po', come dire, la chiusura di questa conversazione, riepilogando un po' i punti che sono emersi, almeno quelli che, insomma, a me hanno colpito. E, beh, insomma, una cosa che mi ha molto intrigato è questa idea della sospensione operosa. Gli allievi aspettano lo stage, l'apprendistato, per fare come dire, un escape room dal centro di formazione professionale e finalmente, come diceva Luigi, andare a respirare la produzione. È anche vero che questa cosa probabilmente si può fare dentro un dialogo stretto e in cui da un lato si capisce in che tipo di contesto culturale, digitale i ragazzi vivono e sono immersi, e dall'altro quello che diceva Luigi, cioè una volta che entrano in azienda, lì si comincia a capire che cos'è il lavoro concretamente, no? A vedere che cos'è il lavoro, a viverlo. Un altro passaggio che mi sembra importante, non so se Francesco e concordate, è la formazione come fattore competitivo. A un certo punto Luigi ha detto, le aziende dovrebbero capire che investire in formazione significa investire sul futuro non solo di singole persone, ma dei propri business, dei propri affari. E qui si apre tutta una cosa a cui Lo confermo, lo confermo. si apre tutto un tema, almeno che a me sta a cuore, che è la qualità dei processi formativi durante il periodo scolastico, ma soprattutto continui dopo il periodo scolastico, una volta che si entra in servizio presso una realtà produttiva. E poi, diciamo, abbiamo toccato i nodi della valutazione, che insomma la valutazione formale. Credo che sia Francesco molto raro incontrare due addetti ai lavori così trasparenti, così sinceri. Cioè, noi lo facciamo, però quello che ci viene chiesto di fare è molto lontano dalla realtà concreta che vivono i ragazzi nei percorsi duali. Stiamo parlando di questo, no? Cioè che i documenti si approssimano verso profili ideali, però poi perdono di vista ideale. E forse, diciamo, la soluzione che ha prospettato Alessio di un portfolio digitale supervisionato, accompagnato, in cui poi, insomma, si fa una sensibilizzazione adeguata alla tua azienda, lato scuola, potrebbe essere una soluzione un po' per gestire in un modo un po' più sostenibile l'attività valutativa. Il massimo sarebbe infilare là dentro anche una, come dire, significativa semplificazione dei documenti di valutazione. Ecco, insomma, mi sembra che abbiamo toccato parecchi punti e parecchio interessanti. Non so, Francesco, se vuoi, insomma, ulteriormente aggiungere o integrare Ma io queste parole. concordo con te, e quello che mi porto io via da questa conversazione con loro, che ringrazio, e forse anche l'enfasi, come giusta e corretta,
Penso soprattutto alle aziende, vale anche per le scuole, le istituzioni formative, ma soprattutto per le aziende, cioè ridare o riscoprire un valore sociale della formazione, no? Da questo punto di vista, soprattutto la formazione fatta in un contesto lavorativo. Perché uno potrebbe dire, ora brutalizzo un po', chi me lo fa fare a me formare una persona che poi verrà, tra virgolette, usata da altri o fare altre esperienze lavorative. Però il nocciolo della questione è questa, che se pensiamo a questo tipo di esperienza formativa, non solo in maniera unidirezionale, mi serve perché è utile in quel momento, ma mi serve perché è utile per la collettività, o mi serve perché è utile anche per me come azienda, perché queste esperienze poi alla fine non solo fanno crescere, immagino, Luigi magari ce lo può confermare, i ragazzi o le ragazze, ma fanno crescere anche l'azienda. Il fatto di avere all'interno questa enfasi, questa voglia, diciamo, di prendersi cura dello sviluppo delle persone. Io immagino, credo che sia anche un qualcosa che sviluppa la qualità stessa dell'azienda e non solo occupa del tempo, quasi, quasi disturbando in alcuni casi, ma la trasforma in un qualcosa di diverso, che è più sensibile alla società che ci sta intorno, che è più responsabile e che forse è ancora di più competitiva proprio grazie a questo all'interno del mercato di riferimento. Insomma, questa è un po' l'idea, magari un po' neoromantica, che mi sono fatto io rispetto all'utilità di questo tipo di approccio. Non so cosa ne pensate voi, soprattutto Luigi, insomma, che fa questo di mestiere e che investe e si impegna anche per dare ad altri il frutto del proprio lavoro formativo con i giovani che passano dalla propria azienda. Guarda, sono assolutamente d'accordo con quello che hai appena detto. E no alla visione come perdita di tempo, assolutamente no, ma come veramente investimento nel settore. Ma io quando parlo di investimento nel settore, poi soprattutto adesso esco un po' dalla parte della stampa, mi sposto un po' più sulla parte della grafica. L'investimento del settore è anche cercare di far capire al ragazzo che il formarsi in un certo modo su alcuni programmi, cercando di approcciare ad un lavoro grafico in un certo modo, è segno di professionalità, soprattutto in questo momento in cui un po' il volantino, il bigliettino, la grafica la fanno tutti e poi vedi certe schifezze. Questi Questa è una piccola parentesi, cioè lavori fatti poco a regola d'arte, poco a in regola d'arte, effetti. soprattutto quando si stampano, perché io poi vedo anche l'altra faccia e posso Certo. garantire che stampare alcune cose è veramente difficile. Benissimo Canva per fare una pubblicità così veloce, ma poi per stampare è un po' difficile perché c'hai i margini, c'è lo smargino, ma lasciamo stare. Quindi dico al ragazzo è importante far capire anche questo, cioè tu ti stai formando su una professionalità e la professionalità poi paga. E questa è una cosa importante, un po' per riagganciarmi a quello che diceva Francesco prima. Cioè, come dire, Luigi, il mestiere imparato bene ha una parabola lunga nel tempo. Io di questo ne sono sicuro. Io di questo sono sicuro. E Cioè, di ti questo garantisce la pensione, ti garantisce sono l'occupazione, ti garantisce tutta una serie di sì, io benefici di sicuro. personali e non solo. Questo è quello che il messaggio che mi piace poi effettivamente, cioè, trasmettere anche, no, di questa cosa. Cioè, le cose fatte bene si vedono. Quindi questo un po' per riagganciarmi a quello che diceva Francesco. Io un pochino Io poi. penso che, diciamo, questa è la chiusura perfetta di tutta la nostra conversazione, quindi io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Francesco Grazie a voi. e grazie per aver seguito agli ascoltatori questo podcast dedicato alla valutazione e ai processi di apprendimento nei percorsi duali. Per saperne di più sugli altri contenuti formativi del percorso, potete visitare il sito web del progetto Future Skills for Trainer all'indirizzo www.futureskillsfortrainers.eu. Davvero grazie di cuore e buona serata a tutti.